Buon pomeriggio, amici di All Music Italia, eccoci pronti per la nuova diretta, la diretta di oggi con Francesco Gabbani, che tra l'altro siamo in attesa di averlo con noi, manca poco, sarà alle ore 18 quando mi farà e ci farà la richiesta per poter entrare in diretta con noi. Chiacchiereremo una mezz'oretta, parleremo di musica, parleremo del Festival di Sanremo, ormai concluso da 3 mesi, di quelle che saranno le prospettive future, e ci faremo anche una bella chiacchierata su alcuni argomenti. Poi ho scelto alcune domande tra le tantissime che mi avete, ci avete posto. Io vi devo ringraziare perché siete stati davvero tantissimi. Avete scritto e avete chiesto davvero di tutto a Francesco. Di trovare lo spazio proprio per poter porre più domande possibili, anche perché alcune domande sono molto divertenti. Per esempio, mi ha colpito una domanda sul solletico. Avete chiesto appunto anche a Francesco. Avete chiesto a Francesco se soffre il solletico. Bam. Da questo punto di vista, non lo so, magari lo chiederemo lui se avrà tempo. Allora, nel frattempo, appunto, attendiamo Francesco che ci invii la sua richiesta di partecipazione. Io ci ho detto anche più di una volta che non sono un grande esperto di Instagram e delle dirette Instagram. Chiaramente, quando si parla di musica, quando si parla comunque di artisti importanti, cerco, mi metto al servizio della musica. Ma se devo scegliere, sono sempre per il rapporto vis-à-vis, nonostante in questi giorni abbia avuto modo anche di fare interviste utilizzando Skype, utilizzando Zoom e altri metodi. Io sono sempre per il rapporto vis-à-vis. Attendiamo che ci contatti direttamente Francesco. Io nel frattempo vediamo se c'è. Io nel frattempo metto su WhatsApp per vedere se ci siamo, se qualcuno mi chiama. Vediamo un attimino, attendiamo qualche minuto, sono veramente sempre di più le persone, allora dovremmo quasi esserci. Tac. In attesa. Secondi. Ecco. Francesco, buon pomeriggio! Ciao Simo, come stai? Tutto bene, tutto bene. Mi senti? Mi Io ti vedi? sento e ti vedo benissimo. Perché io qua a casa mia sono un po' in mezzo alle vallate, alle colline, quindi ogni tanto va bene, ogni tanto insomma, parlo la linea internet. Però insomma mi sembra che regge, no? Per il momento sta reggendo e beh, abbiamo modo di farci Hai questa mezz'oretta di chiacchierata. Nel frattempo aumentano a dismisura i fan. visto? Piano piano. Guarda, mi fa troppo piacere. Infatti salutiamo tutti. Ciao, quelli che vi state aggiungendo. Tu. Mi fa piacere vederti, che in realtà sembra ormai una vita fa che ci siamo visti. È vero? Assolutamente. Sì, è una vita fa, perché sono passati 3 mesi, ma sembra davvero una vita. Sì. È incredibile, però mi fa sempre molto piacere, lo sai, vederti quando abbiamo modo di. È un piacere reciproco, è un piacere reciproco, anche perché sono passati 3 mesi da Sanremo, però credo che in questi mesi, a parte quello che è stato il lockdown, comunque hai avuto diverse cose. Sono state davvero tante le conferme che hai avuto riguardo alla tua musica. Ma assolutamente sì, io devo dire che ovviamente, scusa che intanto sto sistemando qua il portatelefono per la diretta, ma devo dire di sì, cioè, devo dire di sì che ovviamente anche se in un modo particolare, perché insomma, ormai insomma, se detto e ridetto è ovvio che siamo ormai reduci da questi 2 mesi e passa, quant'è ormai? Non lo so, sì, di 40, sì, 2 mesi. Quindi è ovvio che sia stato, diciamo, un momento storico particolare, lo è tuttora, però devo dire che insomma, la mia musica in particolare, poi insomma il brano Viceversa, di conseguenza anche al festival, devo dire che insomma in questo momento, anche se pur in un modo particolare, sicuramente mi ha regalato e mi sta regalando tante soddisfazioni, perché comunque mi sembra che in un modo o nell'altro sia arrivato
ai cuori delle persone, lo dimostrano, insomma, anche. Vedo che la cantano un po' tutti, le view. Ora non mi voglio auto Vabbè. come promozionare sulla cosa, no? Perché sono anche abbastanza poco auto. No, no, oggi non mi vengono i termini con il prefisso auto, autoreferenziale, ecco, diciamo così. Non sono molto così, però insomma anche il video, insomma, c'è un sacco di milioni di visualizzazioni, ormai ha 37 milioni, insieme a 36, 36, insomma, quindi ecco. È un segnale del fatto che insomma, è arrivata, no, la canzone a chi doveva arrivare. Quindi sono molto contento. Ecco, per riassumere quello che mi hai chiesto. Ma anche perché comunque il grande pubblico ha conosciuto un lato diverso di Gabbani, un lato che gli addetti ai lavori, forse più attenti, già avevano avuto modo comunque di cogliere in determinate sfumature. Sì, ma. Sì, probabilmente sì, e questa è una cosa che mi fa piacere, ma perché in realtà la canzone è viceversa, ma credo poi anche un po' tutto l'album in sé per sé è un disco, ma anche il modo in cui per esempio mi sono presentato a Sanremo è un modo più destrutturato, no? Rispetto a, io parlo anche a livello di impatto scenico, no? Di messa in scena, no? Che ovviamente con per esempio con Occidentali Scarma nel 2017 avevo fatto, perché ovviamente la presenza del famigerato Scimmione aveva, da un certo punto di vista, avuto una funzione di probabilmente di attirare l'attenzione verso di me. Dall'altra parte, è stata anche un po', come posso dire, ha un po' confuso le idee, secondo me, rispetto a poi non voglio rinnegare ovviamente il successo di quel brano che mi ha dato ovviamente la possibilità di essere qua oggi anche a parlare con te, nel senso che la mia storia musicale va avanti anche grazie al fatto che ho fatto quella canzone e l'ho presentata in quel modo. Però probabilmente non aveva, come posso dire, un linguaggio, soprattutto di interfaccia visiva, che facesse capire in modo palese che, insomma, quello che sono veramente, cioè il fatto che comunque vengo da un modo di fare musica che passa da una gavetta vera, dal fatto che sono un musicista, che suono. E era quasi più un aspetto da performer, ecco, e credo che invece questa canzone, il modo in cui mi sono presentato a Sanremo, viceversa, essendo più semplice, no? Più destrutturata, probabilmente ha fatto, ecco, capire a chi non l'aveva ancora capito che comunque io faccio, insomma, come posso dire, faccio musica anche senza dover per forza fare, ecco, i balletti. Poi se mi va, se mi diverte, lo continuo anche a fare, perché no? Cioè, Certo. però ecco, non c'è solo il balletto. Quindi sicuramente in questo senso mi ha reso un po' giustizia, ecco. Ma sai, ti dico questa ultima cosa, no? Come riflessione, poi dopo ti faccio parlare anche te, Simo, Sì. perché se no dici Gabbani parla a raffica. Come so. Me ne sono accorto di questa cosa. In realtà nell'ultimo momento di contatto analogico che io ho avuto con il pubblico, che poi è stato appena prima di entrare nella fase di quarantena, quando c'è stato l'ordinamento, insomma, generale di ovviamente stare tutti a casa, io venivo dal tour in store dei firmacopie, no? Cioè, dove nel giro di 10 giorni ho girato tutta l'Italia praticamente. E devo essere sincero che, messo a paragone con il tour in store che avevo fatto col disco precedente con Magellano, a questa volta mi sono reso conto che tutte le persone che venivano al firmacopie venivano con lo spirito di dichiararmi apertamente: ho capito che voglio seguirti come artista, come cantautore, cioè perché hai qualcosa da dire che è slegato dalla questione della scimmia. Perché questo dico, questo perché, senza rinnegare quello che ho fatto precedentemente, però ovviamente con Magellano tanti che venivano ai firmacopie, venivano da me, venivano ai concerti, in realtà venivano forse più per spinti dal voler andare a incontrare un po', no, un fenomeno del momento, ecco, cioè, passami il termine, cioè, non so se mi sono Ti sei espresso bene, cioè, spiegato, ecco, anche e ho. se pensiamo a Magellano, due canzoni tipo Foglie al gelo, piuttosto che la mia versione dei ricordi, io credo che comunque potessero già inquadrare un certo tipo di Francesco Gabbani, che qualche addetto ai lavori, anche qualche tuo collega, ha colto.
Certo, assolutamente, come dicevi tu prima, però sicuramente qualcuno l'aveva già colto, ovviamente i miei, come gli addetti ai lavori sicuramente, che hanno ovviamente una visione più, se vogliamo, realistica in senso critico, no? Rispetto agli artisti che riconoscono anche appunto dietro le quinte, eccetera, eccetera. E sicuramente anche i miei fan, che a me piace definire in realtà, chiamare supporter, perché fan. Fanatismo, non, vabbè, l'ho già detta sta cosa, però continua a sostenere. Vabbè, comunque chi mi conosce ovviamente l'aveva già scoperta sta cosa. Però su come posso dire, una vastità di pubblico come quella che ha avuto Occidentali Skarma, perché oggi, prima parlavamo di visualizzazioni di Viceversa, che oggi ha 36 milioni, 37 mi sembra, cioè Occidentali Skarma è a 230 milioni di visualizzazioni, c'è una roba che c'è avuto un no, una è arrivato, ecco, anche a tutti quelli che in realtà poi magari non si ponevano nemmeno il problema di dire voglio capire meglio chi è Gabbani, ecco, mi prendevano per quella che era. Però va bene così, ecco, sicuramente sono contento di andare avanti nel mio percorso in un modo quantomeno sincero, ecco. Cioè. Io ti faccio due nomi. Milva, che in un'intervista, l'ultima intervista al Corriere della Sera, parlò di te come uno degli artisti più interessanti del panorama italiano. Ma lo stesso Mauro Pagani, che tra l'altro ha curato anche la versione la tua cover del disco, nel disco tributo a Guccini, ha apprezzato tantissimo quello che stai facendo, quello che stavi facendo e quello che era il tuo percorso musicale, ancora prima di Viceversa. Certo, infatti mi sono tutti, diciamo, considerazioni che vengono da persone che ovviamente mi rendono orgoglioso, ecco, mi rendono orgoglioso perché ovviamente sia Milva che parlavi di Mauro Mauro Pagani, Pagano. ovviamente sono due artisti, due figure di riferimento, hanno fatto la storia della musica italiana e pensare che comunque possano esprimere dei concetti positivi, ma soprattutto realistici rispetto a chi sono, ovviamente mi fa un grande piacere, ecco. E soprattutto continuo a dare, ecco, mi fa ogni tanto è carburante per dire, vabbè, allora insomma, ha senso che continuo a fare questo nella vita, cioè quindi a fare canzoni. È passato un'altra cosa. Credi che sia stato il momento giusto quello di farlo uscire proprio un anno fa? Sai che non ti ho, per un attimo non ti ho sentito perché è Un andato. anno fa, è uscito, è un'altra Sì. cosa, il tuo singolo. Credi che quello sia stato Sì. il momento giusto per farlo arrivare al pubblico? Quello non lo so. Questa è una bella domanda. La verità è che credo che forse quel brano in quel momento, dopo tanto che ovviamente io non mi facevo sentire dal punto di vista discografico. Probabilmente in quel momento non ha avuto nemmeno, a differenza di Viceversa, che essendo andato al Festival di Sanremo, che in automatico è un contenitore, parlando poi della pratica tecnica, no? Anche della divulgazione della musica pop, ovviamente ti dà una visibilità in un momento arrivi ovviamente a milioni di persone. E quindi è importante anche il contesto in cui ovviamente fai ascoltare cose nuove. Ovviamente un'altra cosa è uscita senza quel tipo di, se vogliamo, di supporto, di visibilità. E poi soprattutto, secondo me, il problema è stato che paradossalmente non è tanto tempo fa, perché non è nemmeno un anno fa, no, ormai è un anno fa, io ero ancora, quando è uscita un'altra cosa, in realtà credevo di poter far uscire l'album, in realtà poco dopo, no? Perché era quasi pronto. La verità che ho avuto. E quindi magari l'uscita dell'album subito dopo magari gli avrebbe dato forse un sostegno Certo. magari maggiore. Io invece ho avuto un momento di ripensamento perché invece ho riaspettato ancora, ho voluto in realtà risviscerare alcune cose su alcuni brani, ho preferito anzi inserirle negli altri, quindi mi sono ripreso ancora tempo e quindi forse quella è un'altra cosa lì è rimasta un po' sospesa così da sola e senza il supporto poi del disco vero e proprio che sentivo l'esigenza di rivedere. Ecco, questa è la storia di quello che è stato il mio ultimo anno, veramente in un modo
nudo e crudo, in modo molto sincero. Quindi probabilmente, ecco, perché la tua domanda qual è, Simo? Cioè, è un po' come dirmi, forse era meglio, tipo, se usciva adesso, sicuramente avrebbe avuto una spinta di visibilità diversa, sicuramente. Però sai, poi tanto se le cose indietro non ci si può tornare. No, ma le vie della musica comunque sono infinite, anche perché io credo che Il sudore ci appiccica potrebbe essere il nuovo singolo. Abbiamo visto anche l'apprezzamento che ha avuto al concerto del 1º maggio. Sì, lo strambo e particolare concerto del 1º maggio, perché è stato faticosissimo in realtà fare quel concerto, ovviamente a porte chiuse. Però sì, la domanda è, ovviamente stiamo, butto lì questa cosa qua, a breve io mi auguro che entro ovviamente la fine del mese di maggio, credo insomma che verrà pubblicato il nuovo singolo dal punto di vista radiofonico. Stavamo già pensando comunque di realizzare poi insomma il videoclip quando sarà possibile farlo, perché la verità è che continua ad esserci tutta una serie di restrizioni rispetto alla produzione, ovviamente, che comporta mettere insieme più persone su un set, ecco. Però insomma uscirò a breve con l'altro singolo, che potrebbe essere anche, ti dico la verità, non l'abbiamo ancora deciso completamente. Io e il mio staff, come si dice, o fa più cool dire la mia crew. Non lo so cosa fa più cool, dire il mio staff o la mia crew. Cosa dici te, Simone? Secondo me, crew ci può stare, perché comunque siamo in un mondo di rapper, quindi la teniamo. Allora, io bro io va bene, diciamo crew. Io la mia crew non sapremo ancora quale sarà il prossimo singolo, che quando uscirà sarà fuori ora dappertutto. Io. Sì, fuori ovunque. Ovunque. A proposito, tu hai parlato di videoclip, e tra l'altro c'è una tua supporter che ha posto una domanda, perché non crei un video delle tue nuove canzoni con i supporter? Sarebbe bello da fare, ma lo scrivono, l'hanno scritto qua, perché io tutti qui non ci sto dietro a tutti i commenti. Ci sono le domande, tra le domande che hanno fatto nei giorni precedenti, ne ho scelti alcune. Sì, potrebbe essere con i miei, potrebbe essere sicuramente un'idea. Io, fra l'altro, in passato ho fatto una cosa del genere, in realtà anche quello è stata una pubblicazione particolare, cioè nel 2018, se non erro, avevo pubblicato un video di una canzone che era la ghost track dell'album Magellano, che era Selfie dei Selfie, canzone strana, particolare, tutta elettronica, che uno se l'ascoltava e diceva, ma se questo è il nuovo singolo, qualcuno l'ha preso come una specie di nuovo singolo di Gabbani, invece non ha capito che era appunto la ghost track dell'album Magellano. E abbiamo fatto una cosa, mi sono fatto inviare tutti, perché è un video con tutte le immagini del live del 2017, e mi sono fatto inviare tutti i contributi video girati dai supporter, e abbiamo poi fatto questo montaggio, e quindi ecco, questo era per dire che sono ovviamente aperto e mi piacerebbe trovare il modo, perché no, potremmo vedere di organizzare un'iniziativa di questo tipo. No, invece proprio col la mia, fra virgolette, provocazione, perché io volevo proprio arrivare al 2018, quindi a Selfie del Selfie, quindi hai colto perfettamente nel segno dove volevo arrivare. Ma davvero, ma pensa che sembra, se, eppure lo dichiariamo, non abbiamo preparato niente, non abbiamo preparato, no, dico lì. Niente. Ah sì, perché a cosa volevi arrivare? Cosa volevo proprio Tu lo avevi già fatto, perché adesso sono molti gli artisti che, non potendo girare i video, utilizzano gli spezzoni dei fan. Tu comunque lo avevi già fatto nel 2018. Esatto. Il rapporto con i sì, fan in un modo, anche se in realtà non si vedono i fan, cioè nel senso non si vedono comunque i supporters, ma sono contributi girati dai supporters. Sì, ma infatti è un momento in cui stanno facendo un po' tutti, ma fanno anche delle belle cose. Tra l'altro ho visto, sono rimasto giusto per citare, sono rimasto colpito, mi piace molto il video che ha fatto Neck, per esempio, proprio utilizzando, facendo cantare, appunto, utilizzando tutte le ispezioni dei fan suoi, sì, mi sembra una bella iniziativa.
Però ecco, lo dico sinceramente, perché io poi alla fine non riesco ad essere il prossimo singolo, ovviamente non sa... in realtà realizzeremo un videoclip, credo che non, non avrà questo tipo di produzione, ecco. No, perché sennò dopo è troppo scontato che Gabbani fa in questo momento. Loro lo faremo quando non lo farà più nessuno, e allora che diventa quasi un'iniziativa vintage, se così si può dire. Tutto. Dopo Crew diciamo anche vintage o vintage o vintage, non lo so, vabbè. Mi hai detto vintage, però vai a capire, alla vintage, fine non esiste. Vintage, vintage, vintage. È come performance, che non si dice performance, performance, vabbè. Ognuno lo dice un po' come, tanto quello che conta è il, della sostanza. Appunto. Prossima settimana avrebbe dovuto iniziare l'Eurovision Song Contest. 3 anni fa c'eri tu, strafavorito, sesto posto. Che ricordo hai della manifestazione? Beh, è un ricordo, se vogliamo, un po' combattuto, nel senso che, allora, in generale ho un ricordo ovviamente come di un'esperienza di vita incredibile, perché ovviamente prendere, andare già in Ucraina, a Kiev, in un posto che ovviamente non avevo, non c'ero mai stato e probabilmente... Ecco, è uno di quei luoghi dove non sarei andato di mia spontanea volontà, ma non perché, perché fra l'altro è bellissimo, ha un tipo di... sia a livello dall'architettura alla cultura, cioè una, in realtà è un paese particolare. E quindi in realtà poi è stata un'occasione appunto per di vita in quel senso, andare però in un paese di quel tipo, in una manifestazione del genere che è... Cioè, non lo so, ti ritrovi all'interno di un, ecco, un, non so nemmeno come definirlo, perché non mi, mi viene, lì per lì mi viene il termine carrozzone, però non mi piace, non è bello, perché sembra quasi che abbia un'accezione negativa il termine carrozzone. È una macchina gigantesca che io venendo, fra l'altro, dal Festival di Sanremo, che già di per sé il Festival di Sanremo è una macchina gigantesca, perché chi non lo sa e lo vede solo magari da casa non si rende conto che tu lo sai bene cos'è quella roba lì, no? Cioè, è una settimana incredibile, cioè, la frenesia totale dalla mattina alla sera. Cioè, poi uno mi dice, ma vabbè, ma andare sul palco e cantare è la cosa più semplice di tutta la settimana, no? Cioè, paradossalmente. E dico, quindi già Sanremo è così. Ecco, quello è 10 volte, forse 20 volte, no? Sanremo. Quindi è stata un'esperienza bella, però un po' è un'esperienza di quelle che fai un po'... Ecco, che non hai... Passa e non hai avuto il tempo di smettere di fare... è un po' così, ecco, è andata un po' così l'Eurovision. Io, fra l'altro, poi l'ho vissuto, come dicevi tu prima, da che ci sono arrivato da favorito... E questo ha comportato il fatto che tutti i media internazionali volevano ovviamente intervistarmi perché ero dato come favorito. Ora io fra l'altro l'inglese lo parlo un po' spaghetti gone away, cioè nel senso così, cioè nel senso che non riesco a... infatti come posso dire, forse non riesco con l'inglese, non ho la padronanza tale per poter poi tramite le interviste riuscire anche a esprimere dei concetti che... Anche se faccio come faccio in italiano, scherzando, ma poi magari mi addentro, no, in anche livelli un po' più di approfondimento, ovviamente là faticavo tantissimo. E quindi è stato, ecco, emozionante, un'esperienza bellissima, ma in realtà ho anche l'aspetto del un po' del ricordo, lo dico sinceramente, della fatica psicofisica nell'affrontarlo, perché è stata un'esperienza che... Però bellissimo, bellissimo, perché... Una bella esperienza. Ma fra l'altro quest'anno dove sarebbe dovuto essere? Rotterdam, in Olanda. Ah, Rotterdam. Ok. Perché l'anno anno quindi ha vinto un olandese. Sì. Ma tra l'altro io ho un ricordo che credo di non aver mai condiviso con i lettori. La mattina dopo la finale dell'Eurovision eravamo tutti in coda al check-in per rientrare. A parte il tuo sorriso, non hai negato un selfie a nessuno. E l'abbraccio con Salvador Sobral. Guarda. Ah, è stato incredibile, è vero, all'aeroporto, è vero. Sì, io fra la cosa bella che pochi... Sì, ma però è vero, guarda, tante di quelle cose... Ma quello è stato un anno per me
intenso a dei livelli incredibili, perché ha vinto Sanremo, andavo dappertutto in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili, ho finito il disco, ho fatto l'Eurovision, tornato dall'Eurovision io quel giorno lì che siamo partiti da Kiev all'aeroporto a Barcellona, alla sera, cioè non per dire, se non so, alla sera sono sceso da Kiev, sono andato in diretta Che tempo che fa da Fazio a presentare il singolo nuovo e l'uscita dell'album, cioè era una roba. Io non mi sono più fermato poi, quindi ho dei momenti che ti dico la verità che proprio non me li ricordo in un modo lucido, No, però è bello comunque, è stato bello. Sorriso. Comunque mantenere sempre il sorriso anche in quei momenti, fra virgolette, un po' meno belli, perché io posso immaginare che quello che potevi provare quella mattina, a parte la stanchezza. Sì. Anche se ti posso dire, è un po' come è andata quest'anno, e quest'anno al festival ti dicevano dovevi vincere te, no? E poi per la gente, per il televoto hai vinto te, dovevi vincere, ma la verità, quest'anno dicevano, ma io in realtà forse è meglio che non abbia vinto, perché ti immagini se vincevo di nuovo, dicevano Gabbani, cavolo, tutte le volte va al festival vince. Allora là, siccome io ero ero stanchissimo perché c'era questa roba di corsa, se avessi vinto l'Eurovision, ok, in realtà ti dico la verità, che quando eravamo nei divanetti, no? C'erano tutti i divanetti con le varie delegazioni di tutte le nazioni, quello fa un po' giochi senza frontiere, fa un po' così, però pensavo tra me e me, no? Ma se vinco, cioè, come cavolo faccio io a fare perché avrei dovuto fare la promozione poi dell'album in Italia, che usciva, e anche in Europa, perché ovviamente ti puoi immaginare chi vince l'Eurovision fa tutte le trasmissioni televisive di tutti gli stati europei. Cioè, quindi te sei. Cioè, io non, a quel punto, non lo so, o iniziavo a doparmi come fanno, cioè, alcuni sportivi, o se no non so come faccio. Quindi da un certo punto di vista, anche lì, ovviamente, che discorsi, ero un po' affranto per questa cosa, però poi alla fine dei conti, va bene così, il sorriso viene da, non ci scherzo su questa cosa, dal fatto che comunque io cerco sempre, in generale, nella vita, poi anch'io ovviamente i miei momenti oscuri, i miei momenti di difficoltà, perché comunque sono una persona molto razionale che pensa molto, e quindi il pensare ti porta ovviamente a volte a chiuderti anche in te stesso e a cercare di valutare anche gli aspetti negativi, però come tendenza ovviamente cerco di, ma anche un po' per dare il buon esempio, se vogliamo, perché è molto importante il buon esempio, non nelle parole ma nei fatti, nella pratica. Sono uno che cerca di comunque vedere il lato positivo, che comunque c'è. Quindi anche in quel caso l'abbraccio con Sobragge, io anche perché anche lui era in realtà, fra l'altro ho avuto modo di conoscerlo, è stato uno dei pochi artisti con i quali mi ci sono relazionato, ecco. In realtà aveva una canzone bellissima, struggente, emotivamente molto forte, e lui comunque era un artista vero. Ora, fra l'altro, non lo so la sua carriera come va, perché in realtà non ci siamo più sentiti, però ecco, come dire, va bene così, ecco, ci stava, non ha vinto qualcuno che dice caspita, però ha vinto una canzone che dice porca puttana, scusatemi il porca la puttana, però dico dice ma non è possibile, no? E allora, e invece vabbè, dice vabbè, comunque non ha vinto un artista vero, quantomeno. Senti, ti faccio un paio di domande. Abbiamo quasi esaurito la nostra mezz'ora, vedo. Purtroppo. Vabbè. È volata, è veramente volata. Perché sono io che Simone, mi fai parlare, mi fai sempre delle domande, io parlo a raffica. Io ne sono felice, poi magari ne organizzeremo un'altra di diretta, perché ce ne sarebbero anche di aneddoti da raccontare anche sui brani, perché certo. Non ci siamo concentrati sui brani, ma per esempio c'è chi ci chiede cosa significa sciambola, per esempio, lo chiede Beatrice dalla Spagna. Ah, oh, Beatrice dalla Spagna, perché effettivamente è incredibile anche dalla Spagna, ciao, che bello che siete sempre tutti qua. Allora, in realtà, fra l'altro, la fonetica, diciamo, la parola sciambola potrebbe anche sembrare un po' quella, cioè un po' spagnoleggiante. In realtà è una parola che in sé per sé non ha un significato vero, se non credo che sia un modo di dire, una sorta di parola un po', come dire, evviva
in realtà in dialetto lombardo, credo, zona milanese, è un modo di dire voi, allora facciamo sciambola, allora sciambola, che è un po' come dire allora festa. Confermo. Esatto, e allora festa, e allora vai, no, cacciara, ecco, forse in toscano è cacciara, no? Una cosa del genere, ah, allora vai in cacciara, no? Così, con un senso positivo, quindi vuol dire un po' allora festa, che però in questo caso una canzone descrive il fatto che, siccome parla di Adamo e di Eva, quindi parla dei difficili equilibri tra gli amori, tra il fatto che c'è un lato illuminato e un lato oscuro, del fatto che comunque bisogna in un rapporto accettare dei compromessi, questo è di base un po', no? Per venirsi incontro, continua un po' il concetto, se vogliamo, anche di viceversa, ecco. E sciambola, dice, allora sciambola, perché quando le cose funzionano, che è un po' un concetto che io mi piace dirlo, forse sono stato ispirato dalla frase e titolo di un film del mio amatissimo Woody Allen, c'è un film, che è una commedia sua, che si intitola Basta che funzioni, che è bellissima, perché racconta come l'amore e le coppie, anche se sembrano strambe come tipo di assortimento, in realtà poi alla fine dei conti, al di là di tutti gli intellettualismi possibili, in realtà basta che funzioni, cioè nel senso l'importante. E allora sciambola dice quello, quando funzionano le cose, allora sciambola, cioè quindi godiamocela, no? Cioè, godiamo quel momento, quindi sciambola significa questo. Ce l'ho fatta, caspita, a spiegarla. Tu non sai in quanti chiedono invece italiana banana cosa significa il sudore ci appiccica. L'italiana banana, che mi viene da fare così, è l'italiana banana, quella. Allora, ecco, questo lo spiega, perché fai quella, che non è la banana al ciuffo, ma fai il quella, come dire, se no ti dici della mano, ti faccio quella, no? Che ti dico, allora, l'italiana banana, perché è anche un po' patriottica, perché non è la banana italiana, è l'italiana banana. Cos'è? È sempre strambo spiegare queste cose, però io ve lo spiego, forse è anche in anteprima questa. L'italiana banana è l'accettazione serena da parte degli italiani, ok, di dare e ricevere fregature. La banana è l'italiana banana, cioè è la propensione a dire vabbè dai, se ci scappa da una fregatura vabbè, se me la fanno gli altri vabbè dai, è così, fa parte, questa è l'italiana banana. Molto bene, allora abbiamo, ahimè, siamo arrivati, abbiamo superato la nostra mezz'ora di chiacchierata. Fra i tanti io ho selezionato Paolo, che mi dice di salutarti, e poi c'è in particolare un gruppo che si chiama La Chitarra di Gabbani, che mi dice di comunicarti che ti vuole tanto bene. Grazie, La Chitarra di Gabbani, ma io li conosco, vedi, vedo che ogni giorno postano cose, fotografie, anzi avete delle fotografie bellissime che io non ho, perché come... quindi vi saluto tutti. Fra l'altro La Chitarra di Gabbani, qua ce n'è una, guarda, questa qua è la... cioè, li ho tutte di là in realtà le chitarre, perché qua sono nel mio home studio, ma non ce le ho tutte di là, perché l'ho trasferito da poco e ho usato questa quarantena praticamente per trasferire lo studio di registrazione dalla sala, dal salotto a questa veranda, l'ho fatta diventare uno studio, e quindi sono tutte le chitarre. Ma è accordata? Più o meno, non so. Sì, più o meno, comunque c'è la cosa. Che vuoi che chiudiamo con la sigla? Secondo me, guarda, sarebbe troppo, la ciliegina. Cosa? Ma che canzone? Però dobbiamo fare un sondaggio, dato che ho smesso di fare i Gabba 4x4 perché c'è rimasto ancora l'insegna, guarda, si vede. Dobbiamo... che canzone volete che vi canto? Tipo Gabba Jukebox. Cosa? Vediamo, qui ci dice sciambola, vediamo. Sciambola chiedono. O cinesi. La chiedono tutti. Vedi tu. Ma facciamo, allora proviamo, allora accordo, cosa di te Simone, dato che siamo con tutti, ma te cosa vorresti ascoltare? Dimmi. Guarda, dato che mi fa piacere chiudere questa diretta con te, regalandoti una sorta di sigla finale. La mia preferita, lo sai, che le due preferite in assoluto sono La Mia Versione dei Ricordi e Foglia di Gelo. Diciamo che forse... Foglia di Gelo? Sì, sì, è... Però sono un po' tristi.
Ok, e allora cosa facciamo? Sì, io vi fido di te, Sciambola, andiamo su sicuro. Dai, facciamo Sciambola, vai. Accordo la chitarra, che nel frattempo dico questa battuta, sempre mentre accordo la chitarra, che è, come diceva il grande Segovia, che è chitarrista classico, non è una parolaccia, diceva: io ho passato metà della mia vita ad accordare una chitarra e l'altra metà della mia vita a suonare una chitarra scordata. Ecco, faceva così. Allora, proviamo a fare Sciambola. Se mi ricordo il testo, però. Così mi chiedi come va questa vita, come vuoi che vada, che si fatica. Fatica mica, non era la mano, anche in Vaticano leggono il Corano. Bello essere più puri del mondo, al mondo tonda qualche spigolo in fondo. Il lato scuro abbaglia più del sole, cerca di capire amore. Alto, basso, decollo e poi collasso. Morso, grosso, cane che vai a perdere l'osso e sciambola. Si sblocca la valvola. Carezze, baci sul cuore, così le parole non fanno più rumore sul nostro avvenire. Sole, sciambola, domandato una costola, una vita d'amore come va nel cuore, così le parole non fanno più rumore dal ciglio dell'anima. E allora sciambola, sciambola, sciambola. E allora sciambola, Adamo e Eva per la mano, amore sacro, amore profano, carne carambola, anima candida. E allora sciambola, ti chiederanno com'è andata la vita, tra l'otto scuro e una facciata pulita, Adamo ed Eva nell'universo, c'entra la palla nel canestro. Sciambola, quando si scioglie la valvola, carezze, baci sul cuore, così le parole non fanno più rumore sul nostro avvenire. Il sole sciambola, Adamo ha dato una costola, per una vita d'amore con Eva nel cuore, provare a volare dal ciglio dell'anima. Yeah! Grazie, 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 grazie. Nel frattempo mi sono accorto che avevo sul mobile Prego, prego, questo, che va prego, con un messaggio prego. promozionale. Cosa c'è? Hai trovato quello? Messaggio Non ho capito, sì. promozionale. Ah, No, messaggio promozionale, fantastico. lo avevo sul Esiste mobile, ancora? quindi. No, è bellissimo. È giusto per dire che nonostante questo momento, che speriamo che finisca presto, in realtà i dischi si possono ancora comprare via Amazon, via tutte, insomma, le cose possibili e immaginare, e quantomeno anche in formato digitale, ecco, potete ascoltarlo in streaming, eccetera, eccetera. Yeah! Perfetto. Grazie, grazie, grazie. Alla prossima, buona musica, sempre avanti. Grazie a te, Simone, e grazie a tutti gli amici di All Music Italia. Baci a tutti, ma insomma, Grazie, a presto. Ciao Fra, ciao ciao. grazie. Grazie a Ciao, tutti. ciao, ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao. Ciao.